Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Weird Stuff. In questo episodio parleremo rapidamente della stele di Copan ed altre un paio di altre anomalie tipiche del Sud America. Ora, la stele di Copan si trova appunto a Copan, dove Maya ne scolpirono varie altre di steli. Questa stele ha qualcosa di veramente straordinario. È stata catalogata come stele B. Se guardate attentamente la parte superiore di questa scultura, su entrambi i lati noterete delle teste di elefante con tanto di lunghe proboscidi e zanne. Sono proprio elefanti. Gli scultori Maya inserirono sulle teste di questi due animali delle figure umane a cavalcioni. Nell'elefante di destra questo importante dettaglio è meglio rappresentato rispetto a quanto scolpito a sinistra. Com'è possibile che Maya scolpirono così bene ed in dettaglio degli elefanti, quando gli elefanti in territorio americano non sono mai esistiti? Animali simili agli elefanti furono i mammut, che vivevano nel Nord America, ma gli ultimi esemplari perirono intorno al 9000 avanti Cristo, mentre la stele di Copan è datata tra il 200 e il 400 dopo Cristo. È stata avanzata l'ipotesi che le rappresentazioni sulla stele di Copan non siano elefanti ma tapiri. È una cosa assai improbabile, perché la proboscide è troppo lunga. Inoltre è impossibile che un tapiro possa trasportare sulla testa un essere umano, essendo troppo piccolo. La cosa ulteriormente strabiliante della stele di Copan è che, per come è geograficamente posta, ad ovest di Copan, continuando di moto uniforme rettilineo, poi si trova l'India, dove in effetti ci sono elefanti. Mentre ad est di Copan, continuando a camminare e poi a navigare, si scopre niente un po' di meno che l'Africa, dove anche lì ci sono gli elefanti. Com'è possibile che tra il 200 e il 400 dopo Cristo a Copan, in Sud America, fosse nota l'esistenza di elefanti in India e in Africa? L'America fu riscoperta solo nel 1492 dopo Cristo. Questa stele di Copan si lega molto bene con un'altra anomalia storica che la storia conosce molto bene, ma la scienza non si pone il problema di mettere in linea tutte queste anomalie, tutte queste bricioline, per trarne una spiegazione logica un po' più ampia e sistemica. È la nota profezia azteca, o meglio conosciuta anche come profezia Incas, in particolar modo quella Incas, dove si diceva che sarebbero arrivati degli dei con delle canoe da est che avrebbero cagionato la caduta dell'impero. La profezia contribuì non poco alla caduta dell'impero Incas ed anche azteco, con l'arrivo appunto degli europei, i quali, seppur armati di spade, corazze e qualche schioppo a canna liscia, erano però una sparuta manciata di persone rispetto, diciamo, al numero spropositato di popolazioni che erano azzechi ed incas, e che, se avessero voluto, avrebbero potuto facilmente annientare la manciata di conquistadores. La profezia, però, ebbe a giocare un ruolo molto importante nelle credenze popolari sudamericane. Poi ci sono le famose maschere e le statuette che potete vedere a video. Sono state realizzate da artisti e artigiani olmechi. Testoni enormi, teste colossali realizzate in pietra che ricordano personaggi di colore proveniente dall'Africa, oppure stele con incisi persone dall'aspetto caucasico. La storia ci insegna che i popoli che arrivarono in America migrarono inizialmente dal Nord America, passando, diciamo, dall'Alaska.
e poi camminarono migrando verso sud, sostando per un lungo periodo in Centro America. Mentre fu piccola la porzione di, diciamo, popoli che provennero dalla Polinesia in barca, in canoa, verso le coste del Sud America occidentale. Quello che però è evidente dalle fotografie è che i tratti somatici di queste sculture olmeche, con teste colossali gigantesche, hanno obiettivamente i tratti somatici sicuramente non americani, ma più vicini ai nativi, diciamo, del Caucaso. Com'è possibile tutto questo?